Serata OEBU dedicata all'archeologia, abbiamo qui come relatore oggi Carlo Bronchetti, che non ha bisogno di presentazioni, il fatto che siate così numerosi significa che è stato sufficiente menzionarlo come relatore e ha fatto tanta gente. Oggi ci parlerà di un argomento a lui molto caro, che è quello della scoperta delle statue di Monteframa. A metà degli anni 70 fece questi scavi, già iniziati da un altro archeologo, Alessandro Fedini, che appunto indagò il sito, si accorse del tipo di rituale funerario, si accorse che si trattava di un cimitero, poi i soldi finirono abbastanza rapidamente, cessarono gli scavi, fu tutto ricoperto e poi l'incarico successivo, come vi racconterà poi Carlo Bronchetti, fu preso appunto da lui, giovane, il giovane Bronchetti, che aveva già le ossa belle salde perché scavò con tanta intelligenza, riuscì a individuare appunto quelli che noi oggi conosciamo come giganti di Monteframa, e ci racconterà appunto oggi queste vicende. E come sorpresa mi ha detto che racconterà qualcosa anche di nuovi scavi, quindi saremo tutto orecchi qua ad ascoltarlo. E oggi siamo anche in presenza dell'editore che raccoglie appunto questi lavori che fanno gli archeologi, ci ha portato qualche libro, parlerà anche lui. Cedo la parola anzitutto all'editore, che vi racconterà qualcosa sul fabula, che vi racconterà appunto qualcosa sui libri, e poi inizierà subito a Carlo Bronchetti. Buona serata, buon divertimento, e cedo la parola all'editore fabula. Enrico Clemente. Io ringrazio Pierluigi Montalbano per avermi invitato a parlare. Non era mia intenzione di portar via del tempo a Bronchetti, ma sono brevissimi 2 minuti. In realtà, per raccontare la genesi di questo libro di giganti di pietra non basterebbero 2 minuti, perché c'è dietro un lavoro di 3 anni. I primi 2 anni li ho impiegati a mettere insieme i 4 autori, che tra l'altro avevano fra di loro perso anche i contatti. Penso che con te, Carlo, non si vedessero. No. Con Alessandro Fedini non ci vedevamo da 15 anni. Da 15 anni. E quindi la prima necessità è stata quella di convincerli a rimettersi insieme, a ritornare su questo vecchio progetto della loro giovinezza, che ormai avevano dimenticato, perché si erano, dopo gli anni 70, si erano occupati tutti e 4 di altre cose. In realtà l'editore di questo libro non ha messo insieme i testi, come ha detto Montalbano, ha compiuto anche una certa fatica nel coordinamento, non solo delle persone ma anche delle opinioni. Abbiamo fatto molte riunioni di relazione durante le quali gli autori si sono chiariti le loro opinioni, confrontandosi le loro opinioni sugli scavi, e da questi confronti avvenuti in relazione, e mi si consente di dire non in sottintendenza, è venuta fuori la prima idea scientificamente credibile di che cosa sia Monteframa, di cosa sia il grande monumento di Monteframa. Gli scavi, adesso del 2014, hanno confermato che le ipotesi formulate, soprattutto per merito di Bedini e Tronchetti, che sono i due che avevano in realtà scavato, erano perfettamente azzeccate, cosa che non era facile. Vi dico un'ultima cosa, che è un aneddoto abbastanza divertente, che in questo libro è stata pubblicata la cartina unificata degli scavi di Bedini e di Tronchetti, sulla quale Fabula, avendola realizzata nella sua redazione, ha messo il copyright. Quando c'è stata l'anno scorso, mi pare, no?
la pubblicazione ufficiale della soprintendenza, la pubblicazione ufficiale degli scavi, la soprintendenza mi ha chiesto il permesso di pubblicare quella cartina. Non voglio aprire vecchie polemiche e parlare male della soprintendenza con la quale noi abbiamo degli ottimi rapporti, con l'istituzione e con le persone. Però devo dire che quelle piantine di scavo erano depositate in soprintendenza fin dal momento degli scavi e nessuno era andato mai a vedere, magari a tentare di capire, mettendole insieme, qualcosa di più sul Monte Bravo. Adesso lascio la parola a Carlo che, se vuole, mi racconterà qualcosa di più sulle cose che abbiamo fatto. E vi ringrazio per la pazienza. Vorrei aggiungere da parte dell'editore, che non l'ha detto, che qui abbiamo alcune copie sia di Giganti di Pietra, che è il volume più grande, un po' di pubblicità, due minuti di pubblicità come in televisione, più grande, dove sono scavi, tutte le foto di tutte le statue, eccetera, eccetera, e questo più piccolo che ho fatto io per i turisti che vanno al museo. Il lavoro è stato improbo, quello per fare questo volume, perché chiaramente, essendo quattro archeologi, ognuno dei quattro aveva opinioni un po' diverse dagli altri. Cioè, io e Alessandro Bedini ci siamo trovati bene insieme, forse perché abbiamo una stessa origine di studio, che lui è laureato a Pisa come me, anche se diciamo diversi anni prima, perché Sandro Bedini è del 42, quindi sono del 48, quindi c'era 6 anni di differenza, non ci siamo mai incrociati. Però insomma è stato divertente, anche perché riprendere in mano una situazione scavata 30 anni prima non è stato facilissimo. E devo dire, tra l'altro, che in questo volume Giganti di Pietra Giovanni Ugas ha pubblicato quello che finora sono le uniche ceramiche nuragiche dello scavo di Montetrama che sono state pubblicate. Dove siamo? Ora, ovviamente lo sapete benissimo voi dove è Montetrama, però io ho messo ugualmente l'immagine, perché il fatto che la Montetrama e la statuaria di Montetrama si trovi qui non è un caso. Ha una ragione ben specifica e poi la vedremo. Comunque localizzatela bene, dove siamo? Golfo di Oristano, qui ci sta Tarros, qui ci sta Otoca, qui ci sta Neapolis, questo è un luogo di culto nella zona di Cucurusa Rio, eccetera, eccetera. Questi sono segnati luoghi dove è testimoniato culto di età nuragica. Allora, brevissima storia, molto breve. 1974, dei contadini Sisigno Podde e altri, nei mucchi di spietramento, così è la vulgata, quello che viene detto, poi se sia tutto esattamente vero non si può sapere. Comunque trovano alcuni frammenti di statue, le portano ad un archeologo del posto che era in contatto con la soprintendenza, e questo avvisa il professor Lillio, che avvisa la soprintendenza. Fanno un piccolissimo saggio di scavo nella zona, Lillio con Azzeni, Gianni Tore e altri allievi, tutti sulla quarantina, ecco, quindi non ragazzini, trovano un torso di statua, lo consegnano alla soprintendenza, e la soprintendenza nel 75, l'anno successivo, fa un piccolo saggio che fu condotto da Alessandro Bedini, che era entrato da poco come ispettore della soprintendenza di Cagliari e aveva contestualmente fatto richiesta di rientrare a Roma, dove stava già operando da diversi anni negli scavi di una necropoli rispetto a cui quella di Montetrama, se non avesse le statue, farebbe venire voglia di ridere, perché sono stato a vedere le tombe sue che stava scavando, non so, tombe principesche, non so, con 50 vasi di bronzo, 80 di buco, tutti in una stessa tomba. Donne abbigliate con ambra, decorazioni di onore, cose di questo genere, quindi lui chiaramente voleva tornare a scavare lì. Fece questo scavo
in un settore individuando una serie di tombe, di cui ne scavò soltanto un paio, alcuni frammenti di statuaria e poi uno spazio vuoto di un metro e poco più, e poi l'inizio di un'altra necropoli, che è quella che poi ho scavato io, perché nel 77 arature portarono alla luce un altro torso di statua, altri frammenti. L'ispettore onorario di zona, che era il professor Perpetuo Paglio di Stano, intervenne con la Guardia di Finanza e i Carabinieri, guardarono cosa c'era nella buca, era piena di roba, e quindi ricoprirono tutto, avvisarono la soprintendenza, e fu deciso un intervento congiunto soprintendenza-università e la professoressa Maria Luisa Ferrarese Ceruti dell'università. Uno scavo che durò 3 settimane di un piovoso dicembre del 1977. Ecco, si fece una serie di saggi, qui potete vedere il risultato di un saggio dove non c'era niente, cioè c'era un 20-25 cm di humus e sotto il terreno, il sabbione rosso compatto che era intaccato dalle arature, e faceva vedere appunto com'è che queste statue erano uscite fuori. E infatti qui potete vedere un torso di una statua con un bellissimo segno dell'aratro che c'era passato sopra, riducendolo. Questa è la piantina di cui parlava prima Enrico Clemente, queste sono le tombe che avevo scavato io giungendo fino a qui, e invece questo è il settore che aveva scavato Alessandro Bedini giungendo fino a qua. Ci eravamo sovrapposti, e vedete, fra il suo settore di tombe e il mio c'era uno spazio vuoto di poco più di un metro. Quando io sono arrivato a questo punto e ho trovato l'inizio del filare di tombe, inizio marcato da una lastra a coltello l'incalzata da un blocco, quindi dava proprio chiaramente il via a questo filare, mi sono allargato di 5-6 metri senza trovare altre tombe, quindi ho fatto un paio di saggi a scacchiera più in là per vedere se continuavano senza trovare niente. E vi anticipo che nello scavo del 2014 c'era le nuove tombe con le nuove statue, e a un metro di distanza circa c'era il saggio che avevo fatto io. Quindi se avessi fatto un saggio spostato di un metro più a est, Monte Prama sarebbe stato scavato già negli anni 80. Questa invece è una ricostruzione che è stata fatta recentissimamente dell'allineamento delle tombe. Hanno ricollocato i lastroni non esattamente come vedete qui, l'hanno molto rettificato, mentre invece si vede che aveva questa curva perché seguiva l'andamento di questo gradino del terreno. E queste sono invece le tombe di Alessandro, che aveva individuato in parte Alessandro Bedini e che Alessandro Usai della soprintendenza nel 2015 ha terminato di scavare. Questa è un'immagine che ho messo perché l'ho trovata su internet, e quindi non faccio torto ai miei colleghi pubblicando immagini inedite che possa aver preso io, anche perché insomma, sono alto, ma difficilmente avrei potuto fare una cosa del genere. Allora, Alessandro Bedini aveva trovato una serie di tombe abbastanza ampia, divisa praticamente in due settori. Questo, diciamo a est, fra la strada, nella parte della strada dove c'erano tombe a pozzetto conico, coperte da tumuli di pietra e in qualche caso da lastre, però era molto poco conservata, mentre invece su questo altro lato c'era un allineamento di tombe a pozzetto più profondo. E siccome il terreno vergine, duro, tende a scendere, la parte alta del pozzetto era rinforzata da lastre per evitare che tutto franasse all'interno. Queste sono le tombe più antiche, di IX secolo si possono datare, sono state datate da noi al IX secolo sulla base della stratigrafia che ha individuato con tombe, coperture di tombe, lastroni e la ceramica che è stata studiata da
Giovanni Ugas, e queste sono invece le tombe più recenti, che sono di VIII secolo. A fianco delle sue io avevo individuato, e poi scavato nel 1979, quando dopo gli scavi del 77 abbiamo visto che valeva la pena l'intervento grande, e abbiamo scavato, non nel 78 perché la soprintendenza è un ente statale, per cui deve chiedere i fondi per l'attività dell'anno successivo entro una certa data dell'anno precedente. Naturalmente a dicembre non si poteva più chiedere nulla, quindi abbiamo chiesto il 78, e nel 79 abbiamo avuto una parte di quello che avevamo chiesto, che sono riuscito a far, ad utilizzare per scavare completamente il settore mio. E in questo settore c'era, mi sono limitato praticamente alle tombe monumentali con lastrone, partiamo dalle tombe. Gradino scavato nel terreno vergine, in modo da fare un piano, siamo in un avvallamento naturale del terreno molto dolce che viene rettificato, vengono scavate questi pozzetti non molto profondi, di solito con una fossettina, e poi all'interno di questi pozzetti c'era sistemato il defunto, spesso con una lastrina sopra la testa, e il defunto era messo in una posizione rannicchiata, ve lo faccio vedere senza scendere in basso, se no non mi tiro più su. Così, con le braccia alte tenute alla testa. E questo è stato ricostruito dalle antropologhe che hanno studiato le ossa, perché hanno visto che queste ossa del braccio erano consumate per il contatto con il terreno acido su questo lato, mentre invece da questo era conservato, e che l'osso, una mandibola, aveva conservato tracce di verde dato dall'ossidazione del bronzo di un braccialetto nella tomba 25, di cui faceva parte anche questo sigillo, che è stato un disastro per l'interpretazione di Monteprana. Questo giovane era sui 25 anni, maschio nella tomba 25, l'unico che avesse un oggetto di corredo. Questo braccialettino con frammenti di bronzo, pezzi di bronzo, un sigillo in steatite verniciata di bianco e un vago in cristallo di rocca e un paio di vaghi in pasta vitrea, che comunque sono importanti per la cronologia. Non il sigillo, perché dunque, mi spiego. Io di sigilli non ne so niente. Quindi, una volta trovato questo, mi sono rivolto ad un docente di ordinario di archeologia di ambito orientale, che aveva pubblicato cataloghi di scarabei e scaraboidi di vari musei, dicendo che è questa, e questo mi fa, è un scaraboide pseudo Ixos, vado a vedere, e si poteva datare verso il 600 a.C. E quindi questo chiaramente mi dava la cronologia di queste tombe. In realtà poi gli studi che sono stati fatti da altri studiosi che hanno approfondito evidentemente l'argomento hanno mostrato che è un sigillo molto più antico e risale fra il 1200 e il 1100 come origine egiziana, però questo non ci meraviglia, perché gli oggetti come questi scarabei, queste cose, hanno una vita di uso lunghissima. Uno molto simile è stato trovato a Tino, estratto di VIII secolo, un altro simile è stato trovato a Cipro, scavi di Cipro, in contesti che sono addirittura del secolo successivo, del VII secolo a.C. Quindi non è un elemento di datazione come si poteva pensare. Anche se è stato fatto dal sovrintendente Marco Menoia, un confronto molto molto buono con una tomba della Campania in una necropoli dove c'è anche una navicella nuragica, e quella tomba si data diciamo nella seconda metà dell'VIII secolo a.C. più o meno, quando noi mettiamo la necropoli di Modena. Ora abbiamo visto le tombe,
chi c'è nelle tombe? Chi c'è nelle tombe? Morti. Ma a parte che sono morti, allora io attendo che quelli che si occupano di scienze si mettano d'accordo, perché la prima analisi delle mie ossa, delle mie tombe, che è stato fatto a Pisa da Francesco Mallegni, che è uno dei più importanti antropologi italiani, quello che ha fatto la ricostruzione del volto di Lorenzo il Magnifico del Piazza di Firenze, davano adulti, cioè in età post-adolescenziale, maschi con alcune femmine. Lo studio sulle medesime ossa, fatto più di recente per la nuova pubblicazione dall'antropologa della Soprintendenza di Firenze e da una archeozoologa di Cagliari, cioè si occupa di animali ma se decide come si chiama, invece danno praticamente tutti i maschi. Si mettono d'accordo e mi facciano sapere cosa sono. Io non sono in grado di poterlo dire. Queste tombe erano state tutte ricoperte dal lastrone, qui vedete l'inizio del filare delle tombe, ricoperte dal lastrone e inquadrate con delle lastre a coltello sulla fronte di questa qui, che è, dove è finita? Che è stata riconosciuta, soprattutto grazie a Alessandro Bedini, come una strada, un percorso sul quale si affacciava tutta questa marea di tombe. Marea perché io ne avevo 30 sulla strada, più altre 3 spostate. Quelle di Bedini scavate adesso sono un numero preciso, adesso non lo ricordo, ma sono più di 12, sono tante, quindi siamo già a 42, a cui vanno aggiunte quelle 8 che ha scavato l'università nel 2014, siamo già a 50 tombe tutte allineate lungo un percorso, che è una cosa a questo livello cronologico unica, assolutamente unica in tutto il Mediterraneo. Ecco, qui vedete le tombe, la strada con il selciato che serviva per pareggiarla e la delimitazione occidentale della strada dove era rimasta. Su queste tombe lungo la strada era stata fatta una discarica, ma una vera e propria discarica di statue, modelli di nuraghe, betili e anche pietre senza alcuna forma. Stavo buttate lì, buttate, quando dico buttate vuol dire buttate, questo qui è un torso che è stato buttato lì e si è rotto 3 pezzi, che poi sono stati ritrovati durante il restauro e devo dire con molto piacere che sono andato alle punti nel 2007 a vedere il restauro. Di allora, questo frammento di torso attacca con altri 2 pezzi e l'ho ritrovati dopo la bellezza di dal 79 al 2007, quasi 40 anni. E qui vedete alcune immagini di questo proprio accumulo, che era alto diciamo più di 1 metro, e stava proprio esattamente sopra le lastre tombali e poi in parte sopra la strada, proprio in discesa andava a finire laggiù. Qui si vede un betilo, cosa importantissima per capire poi come cosa il significato di questa necropoli, è un torso di statua. E qui vedete ancora una sezione della parete, qui c'è un modello di nuraghe, qui un altro torso di statua, si vedono le gambe. Mi sentite anche se sono girato in aria? E qui vedete l'accumulo dei pezzi sopra le lastre. No. E qui una bella sequenza della testa, la più bella che si è trovato, come è cominciato ad emergere sullo scavo, piano piano pulendola, e questa è la testa che vedete in tutte le copertine dei libri, che vedete anche al museo al piano terra nella statua rimontata, così come è uscita dallo scavo. Che ci fece un bel effetto. Che anno? Siamo 1979. Mm-hmm. E tutto questo scavo è avvenuto dal
giugno, dal giugno all'ottobre dell'89, tranne 15 giorni dell'agosto. 89? 79, sì, no, 79. Scusa se interrompo, se interrompo il relatore, ma è una cosa importantissima. Sì. Queste fotografie le hai fatte il giorno in cui le hai trovate? Certo, questo perfetto. È... Perché è stato tra le righe messo in dubbio ciò, è stato detto che questa statua era, era stata... Sì. Commissionata dall'illio a Pinuccio Sciola, che per me io l'avevo nascosto sottoterra e ho fatto finta di trovarla. Quindi qui abbiamo la prova vivente, la prova provata che si trattava di falsità e quindi bisogna cancellarle. L'ho tirata fuori io con le mie mani. Non eri complice? No, non ero complice, ho tirato fuori io con le mie mani, c'erano testimoni che lo possono. Perfetto. Grazie. Finito lo scavo a ottobre del 79, nel 1980 sono stati restaurati i pezzi più importanti con i pochi soldi che il Ministero ci ha dato e sono stati esposti al Museo di Cagliari. Dopodiché, già in precedenza, erano state ad una mostra che era andata a Colonia e a Stoccolma. E poi dal 79 in poi sono state in mostra a Bruxelles, sono state in mostra a Milano, alla mostra Sardegna Archeologica Nuraghi a Milano, alla mostra a Roma a Castel Sant'Angelo su grandi progetti di investimento dei beni culturali, e poi ne ho parlato in congressi nazionali e internazionali a Londra, a Boston, tanto qui per tenerli bene occultati. Allora, che cosa c'era? Passiamo all'estate in questa discarica. In questa discarica c'erano frammenti di statue di vario tipo, frammenti di modelli di nuraghe, betili e anche, anche questa è interessante, pietre brutte che non avevano nulla a che fare con la scultura. Quindi vediamo un attimino velocemente cosa sono le statue, cosa c'è alle statue e poi cerchiamo di capire, spero di riuscire a farvi capire, qual era il significato di queste necropoli. Parliamo poi anche delle varie ipotesi che sono state fatte. Allora, una delle tipologie, dunque, erano state trovate all'inizio tre tipologie, con gli scavi del 14 ne è uscita una quarta. Molto interessante. Vabbè, tipologia prima, arciere. Arciere è un classico dei bronzetti nuragici, lì vedete il bronzetto di riferimento, figura stante, sul petto ha la placca pettorale che lo difende, che è un'arma difensiva che si trova diffusa in tutta la penisola italiana con forme diverse, sia come quadrato a lati concavi, sia come forma anche a otto, o anche forma a otto stondato maggiormente, comunque è un'arma che serve a proteggere l'arciere che avendo le domani impegnate con l'arco ovviamente se no non si può difendere. Ha una tunica molto breve che gli arriva fino alla parte alta delle cosce, le lunghe trecce che pendono sul petto, la destra è tesa in alto in segno di salute e di devozione alla divinità, nella sinistra tiene l'arco, il braccio è ricoperto da un guantone, insomma penso si veda abbastanza, che serviva per proteggerlo dal colpo di frusta della corda quando si rilascia andare. È un guanto che protegge appunto l'avambraccio, la parte esterna del pugno, mentre invece le dita sono lasciate libere per poter impugnare l'arma. Poi abbiamo il guerriero con spada e scudo, che è stato particolarmente sfortunato, perché questa è praticamente l'unica statua ricomponibile e non completamente. Abbiamo frammenti vari che non attaccano, che mostrano come avesse alzato nella sinistra teneva lo scudo e nella destra teneva la spada poggiata sulla spalla. Questo è lo scudo che è stato ricomposto, è uno scudo che poteva servire anche da arma perché al centro aveva un bone molto pronunciato e quindi poteva essere usato anche per dare colpi. Doveva essere fatto di vimini intrecciati oppure, penso più probabilmente, di strisce di pelle. Come di strisce di pelle doveva essere questa sorta di corazza che li pende sul petto. È interessante ha questa decorazione della veste con una lunga frangia davanti molto ben rifinita che vedremo poi
in un dettaglio. L'elmo, che è qui, è stato messo a questa statua, però come vedete non attacca, quindi può essere suo, può essere di una statua di Arcere, ma comunque diciamo in generale il guerriero ha l'elmo cornuto con la costolatura centrale, che insomma, è una tipologia ben nota nei bronzetti. Poi quella più diffusa in assoluto è quella del pugilatore che si copre il capo con lo scudo. Allora, chi è il pugilatore che si copre il capo con lo scudo? Allora, anche qui sono state fatte diverse ipotesi. Una è che si tratti di... prima tutto ve lo descrivo, poi così poi vi dico cosa hanno interpretato. Questa persona è a torso nudo, ha soltanto un gonnellino che è retto da una fascia in vita e dietro ha una punta triangolare, e il braccio destro, che qui non si vede, è tutto rivestito da una guaina che dovrebbe essere di cuoio, che ingloba il pugno, ed ha un elemento a rilievo sporgente sul taglio del pugno, esattamente in questo punto. E poi con la sinistra invece tiene sulla testa uno scudo semicilindrico a lati stondati, che deve essere fatto di pelle su un'armatura di legno. Cioè, se uno si vede dai dettagli dello scudo, trova esattamente il punto dove c'è l'armatura, dove sono i legacci di pelle in maniera estremamente ben rifinita. E quello che è interessante è che le statue sono molto ben rifinite anche dietro, che mostrano come dovessero essere viste a 360 gradi. E quindi questo fa cadere l'idea che fossero tutte appoggiate ad una parete, come qualcuno ha detto. E gli arcieri, e forse il guerriero, hanno in alcuni casi degli schinieri che dovevano essere in bronzo a valve, che si univano davanti, e al di sotto una specie di calzamaglia che veniva attaccata con delle giarrettiere alla tunica. E se andate a vedere l'estate, vi guardate i dettagli, si vedono bene. Allora, ci ho messo tutto, altrimenti qui... Ecco, qui potete vedere un altro pugilatore, la testa del pugilatore di profilo, che fa vedere come la testa doveva essere coperta da un... Ovviamente non è pelato come me, doveva avere un rivestimento di, probabilmente di pelle o cuoio, che si vede bene qui, con i lacci che scendono in basso. E qui il bronzetto di riferimento, che è praticamente identico, salvo lo scudo che è piegato, ma non sappiamo se sia una piegatura avvenuta in antico e dovesse essere semicilindrico, oppure se era effettivamente così, e renderlo con questa piegatura a livello scultoreo non era possibile, era estremamente difficile. Comunque la figura è questa. Allora, c'è chi ha detto che questi personaggi potessero essere dei guerrieri armati alla leggera per un combattimento a corpo, cioè questi andavano in battaglia nudi, praticamente con un gonnellino e uno scudo, a tirare mazzolate di pugno così sulla testa dei guerrieri avversari. Cosa che a me sembrava abbastanza strana. Fate vero, la mia ipotesi, abbastanza strana, diciamo un po' parodistica, che questi servissero per l'assalto al nuraghe, siccome le porte del nuraghe sono basse, quelli arrivavano laggiù, bussavano, poi c'era chi è dall'alto e poi entravano dentro. Più o meno siamo su questa linea di interpretazione. Io invece avevo proposto che si trattassero di persone che agivano in giochi sacri, anche cruenti, in onore della divinità o dei defunti, o della divinità e dei defunti. Sarà anche per la mia formazione classica, mi ricordo i giochi in onore di Patroclo, la morte di Patroclo nell'Iliade, sia per il mio stesso periodo di tempo, con questi combattimenti di pugilatori estremamente sanguinosi. Quindi li vedevo più legati ad un aspetto sacrale, che mi tornava bene poi anche nella mia ricostruzione. Devo dire che il ritrovamento delle statue del 2014 tende molto a confermare questa idea. Poi la vedremo. Ecco, questo è l'unico confronto che ho trovato delle teste di pugilatore. L'ho messo per far vedere che spesso e volentieri fare un confronto su
un qualche cosa così casuale e decontestualizzata può portare a clamorosi errori. Se voi fate attenzione, a parte il materiale, sono praticamente identici. Esatto. Spielberg è stato a Santa Fran. No, no, perché questo qui, questo è uscito, il film è uscito l'anno dopo. No, è uscito prima del ritrovamento di questa testa. Prima del 74. No, questa l'ho trovata nel 79. Sì, ma nel 74 era già stata trovata. Un'altra testa, nel 70, sì. Lui è successivo al 74. Io dubito che comunque Spielberg sia andato a vedersi l'estate era di Monte Carlo. Era un archeologo? Spiegava la storia, la geologia. E può darsi che abbia questa idea, mi fa piacere da averla. Allora avviserò la soprintendenza che chieda diritti d'autore di quelle stellari che si fanno loro. E magari se fa il museo, se fa il museo. Si fanno tutti i lavori. Si fa anche, ragazzi, si fa di tutto, si fa il museo nuovo, si fanno nuovi scavi. A parte che è pubblicità per le statue, quindi è una bella casa. La faccio sempre vedere questa qui perché è l'unica cosa che si trova di simile, identica. A meno che, siccome nel campo dell'archeologia sarda girano tante persone strane, che qualche nuraglio che ha detto prendiamo la macchina del tempo che c'è fatto qualche centinaio d'anni, c'è un film che voglio vedere, casomai mi venga qualche idea per una cosa che devo scolpire. Comunque è una curiosità, però 2014 nuovi scavi dopo tutto il can can uscito sul Monte Brama. Viene deciso di riprendere gli scavi, anche perché Gaetano Ranieri, sull'Università di Cagliari, con il suo georadar fa una serie di ricognizioni nell'area vasta e individua non so quante migliaia di anomalie, che le anomalie indicano soltanto che nel terreno c'è qualche cosa che non è terra. E quindi può essere poi qualsiasi cosa. Secondo come sono disposte si può cercare di capire se, insomma, se si vede una cosa fatta a quadrilatero, molto probabilmente qualche cosa di artificiale, perché può essere un edificio o qualcosa del genere. Quindi fanno queste indagini e vedono che diciamo, a sud dell'allineamento delle mie tombe, ad una decina di metri di distanza dall'inizio delle mie necropoli, c'erano delle anomalie tutte allineate, e quindi dopo aver fatto un tentativo di individuare un incrocio di due grandi strade, che in realtà si è dimostrato semplicemente due settori di roccia che tendevano ad affiorare e quindi erano semplicemente naturali, non c'era niente artificiale, hanno ampliato lo scavo verso sud trovando allineate, più o meno allineate, quattro tombe. Ecco, questo vedete è lo scavo che hanno effettuato della fossa che ho fatto io di saggio per vedere se le tombe proseguivano. Ecco, io ho scavato qui, avessi scavato qua giù sarei caduto proprio in altre tombe, quindi questa avrei continuato a scavare Monte Brama invece di fare il resto che ho fatto dopo. Ci sono comunque quattro tombe, poi un pochino più spostate altre quattro tombe, e poi qui finisce il terreno in cui c'è l'autorizzazione di scavare. E devo dire, non lo dico io, mi è stato detto dai colleghi dell'università e della soprintendenza, tutte le forze politiche si sono mosse a tirar fuori i soldi per lo scavo, nessuno ha avuto la minima intelligenza per spendere 100.000 euro per acquistare i terreni a sud e a nord dove si vede le tombe che stanno proseguendo con le statue. Per cui adesso si sa invece che si stanno dal continente, c'è qualcuno che si sta muovendo per acquistare i terreni. No, semplicemente darà l'autorizzazione a scavare in cambio del premio di rinvenimento, che è il 25% del valore degli oggetti rinvenuti. Cioè, se trovano quattro statue, questo si piglia un casino di soldi, mentre invece la sovrintendenza, acquisendo lo Stato, espropriando il comune, poteva acquistarle con 100.000 euro e fare tutte valorizzate. Comunque,
nei nuovi scavi sono state trovate una tipologia di nuove statue. E praticamente, adesso ve la faccio vedere ricostruita, è un pugilatore che si copre la testa con lo scudo, ma che non se la copre ancora, ha i piedi calzati, unico esempio fra i bronzetti nuragici, perlomeno così è stato detto, è questo, che è un bronzetto trovato nella tomba di Cavalupo a Vulce, siamo nei decenni finali del IX secolo a.C., una tomba con bronzetti sardi e materiali della penisola italiana, che ha permesso di datarla molto bene e anche assegnarla a un corredo femminile. Questa persona tiene in mano uno scudo di questo tipo, solo che la mano non è tesa in alto come segno di saluto alla divinità, ma è già inglobata nella guaina di cuoio, che invece nel bronzetto è qui resa in maniera piuttosto sommaria ancora appesa, cioè uno si inglobava, poi metteva il pugno. Qui ha il cappello, che è un cappello tipico della classe sacerdotale. Qui non ce l'hanno messo, e Paolo Bernardini, che credo quello che ha scavato l'Università di Sassari, mi ha chiesto, non capisco perché, visto che è stato trovato anche il cappello che si adatta perfettamente alla statua. E comunque, questa è una persona, questo è sempre stato riconosciuto come un sacerdote, una figura sacerdotale, e quindi a questo punto porta con sé ovviamente anche il bronzetto che si copre la testa con lo scudo. Io ho immaginato come se queste tre raffigurazioni fossero in sequenza. Primo sacerdote che si presenta alla divinità con la mano tesa, poi si mette il guanto, si presenta di nuovo, poi nell'ultima immagine non ha più il calzare, non ha più il cappello e ha uno scudo più funzionale rispetto a quello che ha questa lungo lembo che non lo rende funzionale per uno scontro. Però naturalmente qui siamo sempre a livello di ipotesi, tutto quello che si dice, che diciamo noi archeologi, per il 99% è si può dire sulla base di quello che si conosce, di quello che si sa, questa cosa, però non è detto. Insieme ci stanno modelli di nuraghe, ho 22 minuti, vediamo finire. Modelli di nuraghe, perché ce ne sono molti. Modelli di nuraghe, alcuni sono semplici e anche di grandi dimensioni, che molto probabilmente sono altari formati a modello di nuraghe, e ne conosciamo diversi tipi, non solo a Monteprama ma sparsi in tutta la Sardegna. Molto altri invece sono complessi nuragici con la cortina turrita e il mastro centrale. Questi sono disegni ricostruttivi da vari frammenti e un modello ricostruito. Insieme a tutta questa roba ci stanno anche alcuni betili. E questi sono interessanti perché i betili, come voi sapete se avete seguito alcune discussioni, fatto anche per Luigi penso questo periodo, sono di età più antica, sono tipici dell'età del bronzo, collegati con le tombe dei giganti, siamo sempre in ambito sepolcrale. Ora, quando io ho scavato la mia necropoli, avevo visto che i betili, che sono dei bestioni che vanno da 1,50 m, 1,60 m fino a quelli nuovi oltre 2 metri, avevo visto che erano all'inizio e alla fine della mia necropoli, cioè quindi nella parte iniziale della mia e alla parte iniziale di quella di Alessandro Bedini. Negli scavi dell'Università del 2014 hanno visto che questi betili stavano all'inizio di ogni gruppo di tombe, che lì sono proprio ben delimitati e distinti proprio anche da separazione sul terreno tra un gruppo di tombe e un altro gruppo di tombe. Quindi sembra proprio, da quello che si può dire, mettendo insieme i dati degli scavi del 2014 e del 79, che ci siano gruppi di tombe, ogni gruppo di tombe segnalato da uno, un betilo all'inizio, o anche più betili, perché nella mia zona ne ho trovati
4-5, però quello intero più grosso era proprio all'inizio dell'inizio dell'allineamento di tombe, gli altri erano frammenti sparsi un po' qua e un po' là, quindi segnalavano questi gruppi di tombe. Ecco, questa è praticamente una ricostruzione ideale del settore mio. Abbiamo ipotizzato che le statue fossero sistemate sopra le tombe. Perché? Perché io avevo 30 tombe, le statue ricostruite erano 25, però c'erano molti frammenti di altre, poi c'erano le tombe Bedini, quindi non abbiamo trovato finora un'altra zona dove potessero essere collocate le tombe. E i modelli di Nuraghe li abbiamo messi lì perché sembrava la soluzione più logica, visto che la strada non, difficilmente poteva essere occupata dai modelli di Nuraghe. Allora, modelli di Nuraghe, perché sono importanti? Sono importanti per capire cos'è questo contesto di necropoli, perché i modelli di Nuraghe, al contrario delle statue che erano sconosciute, sono invece conosciutissimi in tutto il mondo nuragico. Nuragico tardo, diciamo, più antichi, risalgono al nono secolo, metà del nono secolo, non più in alto, e poi scendono giù nell'ottavo tranquillamente. Sono conosciuti perché si trovano in due edifici estremamente significativi per la civiltà, la cultura nuragica dell'età del ferro, cioè si trovano nelle capanne degli Almanze, cioè le grandi capanne circolari col bancone di seduta dove si sedevano i capi delle famiglie più importanti della comunità per deliberare, e questi modelli di Nuraghe stanno o al centro in una posizione di rilievo oppure in una nicchia, ma sempre in posizione di rilievo. Quindi il Nuraghe, che era immanente nel territorio, era praticamente un totem della civiltà nuragica, era il simbolo di queste comunità nuragiche, oppure si trova in ambito di culto. Ad esempio, qui ho messo la vasca di Sorradile, dove c'è una, all'interno di una capanna molto grande, c'è questa vasca con acqua, e a fianco c'è questo modello di torre nuragica, come c'è a Villanova Franca, scavata da Ugas. È stato uno scavo estremamente importante perché ha permesso di datare questo apprestamento all'VIII secolo a.C. E poi si trova anche in bronzo, questo di Olmedo. Se vedete, se vi ricordate quello che ho fatto vedere, risomiglia moltissimo con il mastro centrale, chiaramente stilizzato, non era così in realtà, non si sarebbe retta una torre così alta. E il Tireddu, dove c'è il modello di Nuraghe con a fianco probabilmente un tempio. E i modelli di Nuraghe, come vi dicevo, sono anche utilizzati proprio come altare. E qui abbiamo un esempio che è interessantissimo perché legano insieme la scultura, la raffigurazione della figura umana con il modello di Nuraghe. Questo viene da San Veromilis, molto grande. Se avete visto le mostre che hanno fatto l'anno scorso in sovrintendenza, era esposto, dove c'è una persona che conduce un animale evidentemente al sacrificio, purtroppo è mal conservato. Questo, che si diceva venisse da Cannevadoso, ho messo Montebramo col punto interrogativo, ma va tolto. Abbiamo saputo dal figlio di un agricoltore che il padre l'aveva trovato esattamente, immediatamente a nord dell'allineamento delle tombe di Sandro Bedini, solo che aveva paura che gli bloccassero tutti i lavori, allora ha detto che veniva dal lago Cannevadoso, che qualche centinaia di metri più là. Ma il figlio ha detto tanto ormai si può dire, e quindi... E questo è interessante perché mostra una figura non ben conservata, ma che somiglia moltissimo a un pugilatore e tiene le braccia alte. Anche questa è stata interpretata come un guerriero che dà la scalata al Nuraghe. Ora io vi chiedo, se voi andate in chiesa, vedete un altare con una persona con le braccia alte così, cosa pensate? Qualcuno si arrampica sull'altare o è uno che prega, si rivolge alla divinità? E poi questa cosa magnifica da San Sperate in basso a destra. Oh, dove c'è un modello di Nuraghe, e al di sotto
anche se mal conservato, mi sembra che questo non possa essere interpretato altro che come un pugilatore che si copre la testa con lo scudo. E quindi questa ancora questo rafforza il legame fra queste figure e il culto. Questo è il modello di un Draghi Palmavera. E diciamo, incorriamo un attimo questo nel contesto della civiltà nuragica, questa necropoli. Siamo nel periodo in cui all'interno dei villaggi nasce, si sviluppa e ha molta importanza il modello della capanna a corte centrale, cioè non la capanna singola circolare dell'età del bronzo, ma questa capanna in cui c'è un ingresso, una corte centrale ed una serie di stanze che vi si affacciano, e quasi sempre una di queste stanze è una stanza particolare con un bancone risieduto ed un bacile. Questo è un esempio di barumini, ma si trova anche in ambiente proprio rituale, sasete soscarros, con dei doccioni a forma di corpi di animali, dove la gente veniva investita da questo getto di acqua. E si trova anche, cosa importantissima, Sant'Imbenia. Anche lì siamo nell'ambito dell'VIII secolo, gli scavi sono stati fatti di recente, sono stati fatti da archeologi che conoscono bene il loro lavoro. Sant'Imbenia è stato scavato a fianco ad un nuraghe, Sant'Imbenia vicino al Ghero. Nell'VIII secolo viene lastricata una grande piazza dove avvenivano scambi commerciali fra le comunità nuragiche e i levantini, principalmente i fenici, che venivano dall'Oriente. Ci sono addirittura tre di questi ambienti con bacile che dovevano essere, fra 50 virgolette, degli uffici di rappresentanza di qualche comunità nuragica del territorio, e in ambito sacro avvenivano gli scambi fra queste due popolazioni. Scambi che investivano da un lato il metallo, sono stati trovati tesoretti di metallo semilavorato, lavorato, pezzi rotti e accatastati per essere lavorati, una quantità incredibile di semi di cardo, che probabilmente doveva servire per fare qualche bevanda rituale, forse alcolica. Semi di cardo? Cardo, sì. Per fare il caldo dell'acqua. Non, cioè, io non me ne intendo, io dico quello che hanno scritto per fare il caldo dell'acqua. Sì. Su questo io riferisco solo quello che hanno scritto. Devi riferire anche quello che dice Dante, perché ti sta dicendo, ti ha dato un indizio stupefacente. Cioè uno prima di utilizzare lo stomaco dell'agnello, del capretto, come per cagliare il Dante, si utilizzava un esempio del cardo. La Danimarca, questo l'ha scoperto da molto, adesso sta facendo il caglio di semi di cardo e noi lo importiamo dalla Danimarca. Lo comunicherò allo scavatore dicendo che la sua interpretazione può essere, magari potevano lavorare sul fare formaggio. Il caseificio di Mandas fa un tipo di formaggio fatto con quel caglio almeno che pure io. Grazie dell'informazione, c'è sempre da imparare. A parte questo, a Sant'Imbenia si è trovata la testimonianza di una joint venture fra comunità nuragiche e fenici per il commercio del vino. Cioè a Sant'Imbenia, e poi si è visto che sono state fatte anche nel Sinis e anche a Sant'Antico, nella zona del Sulcis Ecclesiente, delle anfore fatte localmente su un modello orientale che conteneva vino sardo che veniva poi commerciato dai fenici nel Mediterraneo. A Cartagine, fra il 750 e il 650, le anfore col vino sardo sono quelle in assoluta maggioranza fra tutte quelle importate. Era vino buono. Quindi questo fa vedere che tipo di relazioni ci fossero. Infatti qui vedete gli insediamenti fenici più antichi che conosciamo e gli insediamenti invece con presenza fenicia, che è una cosa diversa.
questa è Ischia di Chiacusa, colonia greca, 780-70 a.C., con la presenza di Levantini, Sant'Imbenia, comunità nuragica con presenza fenicia, e a questo livello cronologico l'unica presenza fenicia indipendente da una comunità sarda che conosciamo è quella di Sant'Antioco, dove c'è proprio un tipo di urbanistica particolare che lo individua proprio come fenicia, con personaggi delle comunità locali che stanno lì, mentre invece se si va ad esempio a Tratalias, pochi chilometri più nell'interno, ci sono comunità nuragiche al cui interno ci stanno personaggi venuti da fuori. Sistema di scambi di persone, probabilmente anche matrimoni e cose del genere, per far sì che questi contatti commerciali avvenissero pacificamente e tranquillamente. Diciamo, insediamenti fenici, realmente fenici, in Sardegna non ci sono prima di un secolo, cioè prima della fine del VII secolo. Quello che si diceva 15 anni fa, la colonizzazione fenicia di VIII secolo, praticamente finora è stata accertata soltanto a Sant'Antico, negli altri siti testimonianze non le abbiamo. Perché sta roba si è trovata a Monteprama, le statue, e non da altre parti? Anche se a San Giovanni su Ergiu c'è qualche indizio che ci potrebbero essere statue del genere, un paio di frammenti ci sono, però nessuno ci è mai andato a scalare. Perché è una zona deputata all'incontro di queste popolazioni. I fenici frequentavano la parte meridionale della Spagna perché era piena di miniere. Tornando, la rotta principale per vento e corrente passa dalle Baleari, poi va verso Oriente e va a sbattere esattamente al Golfo di Oristano. Il Golfo di Oristano c'ha acqua, c'ha terreno coltivabile dove questa gente può acquisire derrate alimentari, caccia, pesca. C'è il Montiferru, il nome è tutto un programma, quindi sono minerali, c'è il Chirzo che è una via di penetrazione verso l'interno, e quindi diventa un luogo deputato all'incontro fra queste due etnie. Qui vedete il torciere cipriota che praticamente coeva le statue di Montepramo da San Vero Milis, un altro frammento simile che viene da Sorradile, con oggetti del santuario, fra cui una bella navicella nuragica finalmente si può datare bene perché è stata trovata al di sopra di un piano di frequentazione sotto il quale c'è una coppa che imita le coppe fenicie che arrivano in Occidente nella prima metà dell'VIII secolo, quindi siamo verso il 750 a.C. C'è questo incontro di due culture che si mettono insieme e i sardi con questa necropoli di Monteprama vogliono presentare a tutti, cioè alle comunità nuragiche e anche alla gente che viene da fuori, i loro valori. Quali sono i loro valori? Sono quelli delle statue, cioè valore militare, guerriero e arciere, cioè questi membri di queste famiglie che sono sepolti sono difensori della comunità, sono il tramite fra la popolazione e il mondo divino, e questo è l'aspetto che dovrebbe essere quello dei pugilatori che sono collegati al mondo sacrale. Il modello di Nuraghe riunisce in sé i due aspetti politico e religioso, e inoltre assieme al Betilo fa un riallaccio ai Nuraghi, che sono questi monumenti più antichi che sono presenti nel territorio alle tombe dei giganti, dove sono sepolti i mitici antenati delle stirpe che sono quelle che governano queste comunità e che quindi rafforzano il loro diritto a essere i capi della comunità. Quindi è un discorso che può sembrare complesso, ma se in realtà ci pensate è abbastanza semplice, cioè noi siamo i capi per diritto ancestrale, perché i nostri antenati stavano là, noi che siamo sepolti in queste tombe siamo come loro e diventiamo quindi a nostra volta degli antenati. Da dove escono queste statue? Qui c'è stato molte diatribe perché noi sosteniamo che non è che nascono scolpite da artigiani stranieri,
sicuramente quando queste navi arrivavano dall'Oriente, chi c'era nella nave? Di tutto. Sappiamo benissimo che questi c'erano commercianti, navigatori, artigiani, lo sappiamo anche a testimonianze che si riferiscono al mondo greco posteriore, diciamo di un secolo, che c'è il demarato nobile corinzio che arriva in Etruria con tre artigiani, uno architetto, uno scultore e uno pittore, chiaramente è una forma mitografica che però fa vedere come queste persone arrivavano, e dall'Oriente arriva, questi sono altri esempi di interazione fra mondo fenicio e mondo indigeno. Questa è una brocchetta bronzo da Budusò, identica alle brocchette in ceramica, che però ha l'ansa decorata con una palmetta del tipo fenicio cipriota che arriva in Occidente, diciamo, dall'Ottocento in poi, ecco, non prima. Che cosa arriva? Queste persone portano con sé, questi che vengono dall'Oriente, una cosa importantissima, l'ideologia. L'ideologia della grande statua onoraria e di culto. Dove nasce la grande statua? La statua, le statue nascono dove ci sono strutture verticistiche, cioè negli imperi. Quindi le troviamo in Egitto dove c'è il faraone, ma l'Egitto non ci interessa perché non ha mai avuto interessi mediterranei, sempre interessi terrestri. E nel mondo, diciamo, del vicino Oriente, fin dall'età, diciamo, del bronzo antico, molto antico, anche diciamo età tardo-neolitica, cominciano le prime statue di grandi dimensioni perché ci sono gli imperi. E quindi si fa la statua della divinità, la statua dell'imperatore, la statua dei funzionari più importanti, e quindi nascono proprio in questo contesto. Qui vedete, dal vicino Oriente alla Mesopotamia si espande un po' in tutta l'area vicino orientale fino alla Siria, e nella Siria settentrionale viene elaborata quel tipo di scultura che poi si diffonde in Occidente. Qui vedete un magnifico confronto trovato da Marco Rendeli fra un guerriero di Montepramo, l'Ettaro della Veste, e questa statua dell'Anatolia dove c'è praticamente lo stesso tipo di frangia. In Sardegna non c'è una struttura verticistica. Se si guardano i villaggi vediamo che queste capanne a corte centrale sono diverse per ogni villaggio, che vuol dire che c'erano molte famiglie importanti. Se si va a vedere le situazioni simili, ad esempio in Etruria, nel Lazio, nelle necropoli, troviamo moltissime tombe ricche, ma troviamo poi le tombe principesche che spiccano sulle altre. Qui tombe principesche che spiccano sulle altre non ce ne sono. Anche Monteprama hanno le statue, ma ci sono 30 tombe con le statue. Se si va a vedere il tumulo della Petrera a Betulonia, c'è una tomba principale del capostipite in cima con la sua bella statua, e poi altre tombe minori intorno, sempre ricche, ma sono minori, sono membri della famiglia, e poi intorno le tombe che non hanno il tumulo perché c'è una stratificazione sociale. Quella che invece in Sardegna non si vede. Mentre in Sardegna, nello stesso periodo, uno studio di un giovane archeologo dell'Università di Roma mostra come quella che si può chiamare l'ideologia dominante dell'età del ferro in Sardegna sia data dal sacro, cioè praticamente fra il 1900 cominciano a svilupparsi, e dal 900 in poi c'è lo sviluppo più importante dei santuari. I santuari diventano i luoghi che sono quelli che sono agglutinanti, agglomerano intorno a sé le varie comunità, e questo può spiegare perché c'è questa preponderanza di modelli di nuraghe, che sono moltissimi, sono più di 15, 16, ora saranno anche 20, e le figure di queste che sono legate all'ambito del sacro.